Cambiamo un po' inquadratura oggi. Benvenuti qui su Wargames per Passione e siamo qua oggi a parlare di pittura. Perché siamo qui a parlare di pittura? Mi porto avanti dicendo che non sarà né più né meno come ogni altro video di pittura visto fino adesso, ma sono qui per mostrarvi una nuova tecnica che sto utilizzando da un po' di tempo a questa parte. Perché sto usando una nuova tecnica? Perché giustamente io non ho tempo di dipingere troppo miniature o comunque perdere troppo tempo nella pittura delle miniature, se soprattutto ho il desiderio di farvi vedere Battle Report dipinti. Tra parentesi, scusate se i Battle Report stanno tardando ad arrivare, ma sono veramente i video più faticosi da portare sul canale perché richiedono veramente tanto tempo. Sto divagando. Di cosa dobbiamo parlare effettivamente? La nuova tecnica di pittura. Sto parlando di speed painting, giustamente, perché devo farlo velocemente, e uno speed painting che porto avanti semplicemente con lavature. Quindi non mi perdo nei dettagli e cerco di portare comunque un lavoro convincente sul tavolo da gioco senza però impazzire e perdere ore e ore e ore a fare un modello. Vi dirò, con questa tecnica che sto portando non ci metto più di un quarto d'ora a modello. Poi dipende sempre di capire di che modello si tratta. Lo speed paint non si adatta a tutto, soprattutto quello che utilizzo io. Spero che questa tecnica, comunque questo sistema di pittura, possa servire alle persone che trovano la pittura nel wargame un ostacolo quasi insormontabile, o anche semplicemente alle persone che vogliono velocizzare la propria pittura. Direi quindi che parto subito con la pittura di questi modelli di Legion. Farò vedere la pittura di un modello solo, ma alla fine vedrete il risultato su tutta la squadra. Se faccio poi dei dettagli extra che vanno oltre lo speed paint, ve lo dirò. Quindi vi basterà vedere la pittura di un modello che ci ho messo più o meno un quarto d'ora a fare, e poi potrete adattarla più o meno a tutti. Direi che si può partire subito e via con la pittura. Però mi stavo dimenticando una cosa. Non vedrete la realizzazione delle basette in questo video, perché lo speed paint è veloce, tutto quello che volete, ma lo speed paint ovviamente non si adatta alle basette, che metteteci la cura che volete, però non è adattabile come tecnica alla sola pittura delle basette. Quindi vedrete lo speed paint dall'inizio alla fine del modello. La basetta però l'ho fatta separatamente, perché giustamente è la cosa che rallenta di più se non trovate tecniche ulteriori, ma vi spiegherò anche quelle tecniche per velocizzare la creazione della basetta, ed è la parte più lenta, quindi in questo video non la vedremo, vedrete solo la truppa finita, va bene? Torno a dipingere, a dopo, ciao! Ed eccoci qui. Allora, la tecnica principale per lo speed paint è iniziare con una base bianca per tutto il modello. Base bianca perché così ci verrà più facile avere lavorazioni successive proprio sul modello e più veloci. Per questo tutorial utilizzo colori della Army Painter e potete vedere adesso partirò con una base di Quick Shade Strongtone. La base con una lavatura scura, che può essere marrone o nera, è essenziale per lo speed paint che utilizzo io, in quanto su una base bianca vai a creare le ombre preliminari, quindi le ombre che effettivamente sul modello non ci sono, ma vengono appunto risaltate direttamente su questa base bianca dalla lavatura. Cercate di non essere troppo precisi con la lavatura, ma dopo tutto stiamo parlando di speed painting. Valutate bene dove volete più ombre e dove ne volete di meno. Questo per far depositare più o meno colore nei recessi e in modo da dare più o meno profondità. Dobbiamo lavorare molto con le profondità, in quanto non faremo troppi passaggi, non faremo troppe sfumature. Abbiamo bisogno che in questo passaggio qua, in cui vado a piazzare la lavatura iniziale, e nei prossimi, le ombre vadano esattamente dove vogliamo noi. Come potete vedere, la prima lavatura sul modello, quella fatta con il Dark Tone dell'Army Paint, è completa. Manca solo effettivamente il fucile, che andrò a fare con una lavatura nera, perché voglio appunto dargli delle ombre diverse rispetto a quelle del modello completo. Mi accingo quindi con il Dark Tone, come appena anticipato, a andare a fare le ombre del fucile. Le ombre del fucile in Dark Tone perché voglio dargli un effetto argentato, voglio dargli appunto un effetto canna di fucile, che andrò a ottenere con le ombre nere, non più le ombre marroni.
diamo il tempo al modello e alle levature di asciugare e alla fine il risultato sarà praticamente questo. Se non avete tempo da perdere, potete utilizzare un phon a una velocità bassa in modo da non spostare troppo le ombre fatte e andare direttamente con quello. Questi, Armin Green e Desert Yellow, sono i colori di base che ho deciso di utilizzare un po' per tutto il modello. In poche parole, il concetto base è utilizzare il colore normale, quindi non utilizzare per forza una lavatura, in modo da avere la tonalità di cui avete bisogno. A questo punto, potete vedere il colore messo sulla mia tavolozza, il concetto è diluirlo veramente tanto, utilizzare tanta acqua, vedete, in modo che diventi quasi trasparente, appunto come creare voi stessi una lavatura del colore scelto. Il colore così otterrà molta trasparenza perché sarà molto diluito, però sarà più facile ottenere il risultato di cui abbiamo bisogno e soprattutto una volta messo sul modello avremo il risultato che necessitiamo. Adesso vi faccio vedere. Io adesso vado a mettere appunto il colore appena diluito sopra il mio modello. L'effetto finale, almeno, è ben diverso da quello che potete vedere adesso. Quello che vedete adesso è un lavoro forse brutto, il cui colore trasparente dà fastidio, sembra che non stia coprendo, ma in realtà l'effetto è ben diverso. Cosa sta andando a succedere? Quello che vedete lì semplicemente rappresenta quello che accadrà una volta che il modello sarà asciutto. Il colore ben diluito andrà nei recessi, esattamente come se fosse una lavatura. Questo porterà, una volta che il modello sarà asciutto, ad avere una ombra più scura del colore scelto nei punti dove le ombre della lavatura precedente erano già posizionate. Di conseguenza avrete una parte più scura, mentre avete una parte intermedia dove il colore non verrà portato via, non colerà via, e avrete una parte molto più chiara nei punti superiori, nei punti appunto dove è difficile che il colore così diluito tenga. Questo vi porterà ad avere una vera e propria sfumatura. Una sfumatura come se ci aveste lavorato per tanto tempo. Sarà una sfumatura più blanda, più tranquilla, più leggera, non curata, ma sarà pur sempre una sfumatura. Questo è il modello utilizzato il primo colore. Potete sempre ritoccarlo, potrete ritoccarlo anche dopo, una volta che sarà tutto asciutto, ma senza bisogno che sia tutto proprio tutto asciutto, si può partire giù subito a utilizzare il secondo colore. Quindi riprendo il Desert Yellow, diluisco come ho già diluito il verde e parto a fare lo stesso procedimento su gli altri dettagli del modello che non ho ancora dipinto. Ripeto ancora che non dovrete essere troppo dettagliati per portare avanti questo tipo di lavoro, anzi è il lavoro veloce e portato anche un po' con istinto che porta ad avere un risultato anche un po' più carino a mio avviso con lo speed paint, in quanto i dettagli un pelo fuori posto, non del tutto fuori posto, non è che il modello deve essere completamente sbagliato, ma con alcuni dettagli fuori posto, andare a rappezzare alcuni colori con magari una tonalità diversa e così via, dona tutto comunque un realismo nel modello che andremo comunque a recuperare nei passaggi successivi e a rattoppare, possiamo dire. Uno degli ultimi passaggi è portare quindi il cuoio. Con Letter Brown vado a ricoprire tutti quei dettagli color cuoio che non ho ancora dipinto. Mancherà poi solo la pelle da portare a termine. E effettivamente a questo punto, se ho dei buchi, dato che comunque è possibile averli lasciati con la base bianca, posso andare a pensare di rattopparli, come anticipavo prima, con Leather Brown, creando una macchia magari di colore marrone su un punto non ben preciso e non, che in cui non dovrebbe esserci, ma con la, possiamo dire, tonalità così chiara dei vari colori, è un dettaglio che andrà a perdersi, soprattutto nei passaggi successivi. Diciamo comunque che siamo quasi a ultimazione del modello.
con del Barbarian Flash andiamo quindi a dipingere la pelle. Pochi dettagli, in realtà solo la faccia, e a quel punto forse mancherà il dettaglio finale. Quindi forse la banda rossa che gli ho voluto poi alla fine mettere in testa per differenziare la squadra. Finita anche la fascia rossa, che evito di farvi vedere in quanto è semplicemente la pittura di una fascia rossa e non viene utilizzato lo speed paint, posso farvi vedere com'è il risultato non finito, manca semplicemente però l'ultimo passaggio. Questo è il risultato finale di un modello con la tecnica di speed paint che sto utilizzando per dipingere tutti i modelli di Legion e anche altri modelli che devo portare per i vostri battle report. Il tocco finale per completare il modello effettivamente, oltre ovviamente i dettagli che poi ognuno potrà mettere a piacimento, è portare una lavatura finale e completa su tutto il modello. Questo adesso lo farò e vi farò vedere come, però è semplicemente una lavatura come l'abbiamo vista su centinaia e centinaia di altri lavori, sia miei sia di altra gente che dipinge su YouTube. Perché porto questa lavatura finale? Come ho detto, la lavatura iniziale crea le ombre base sul modello bianco, che andando a lavorare di trasparenza con le varie velature create dai colori ben diluiti, andrà a creare a loro volta delle ombre e dei punti di luce nei punti in cui il colore scorrerà via, che andrà a depositarsi nelle zone di recesso dove si è creata l'ombra più scura all'inizio sul modello bianco e che quindi creerà un contrasto interessante. La lavatura finale viene data per accentuare ancora di più questa colorazione, per dare ancora più contrasto tra le ombre e le luci. E non solo, una lavatura finale crea un filtro colorato che dà al modello una tonalità unica. Quindi io in questo punto sto andando a dare una lavatura marrone e la lavatura marrone creerà omogeneità e realismo a tutto il modello. Questo è il modello pressoché ultimato, si sta ancora finendo di asciugare, tra poco vi farò vedere il risultato definitivo, ma come detto questo è il modello finito con lo speed paint completo, non ci sono altri passaggi necessari per completare il modello se non i dettagli che ogni persona può aggiungere a piacimento, quindi come potrebbe essere dettagli del volto, potrebbero essere dettagli della casacca e così via. Ma i passaggi fondamentali per creare il tutto sono finiti. E come potete vedere, questo è il modello completo con basetta inclusa, dettagli del volto e niente più. Per il resto è esattamente lo stesso modello che ho dipinto prima, con ovviamente una illuminazione un po' migliore, ma come potete vedere il risultato, almeno per quanto mi riguarda, è veramente più che soddisfacente. È un modello da gioco, non è un modello da esposizione, ma comunque i dettagli si vedono, risaltano, le luci ci sono, le ombre anche. Qua invece potete vedere la squadra completa, utilizzata esattamente la stessa tecnica, in più i dettagli di alcuni modelli sono semplicemente i camo che li effettivamente non si possono fare in speed painting perché sono stati fatti con una tecnica leggermente diversa. I mantelli mimetici, per forza di cose, devono essere un po' più dettagliati. Detto questo, lo speed paint è una tecnica molto carina, molto divertente, che va, secondo me, sfruttata, va ampliata e va studiata, in quanto può portare a risultati veramente carini, simpatici e divertenti su ogni tipo di modello. È comunque una tecnica senza pretese, non cerchiamo di avere il modello più bello di tutti gli altri, non cerchiamo di vincere tutti i concorsi di pittura a cui andremo a partecipare, è semplicemente per avere la possibilità di portare modelli dipinti sul campo di battaglia col minimo sforzo possibile e cercando comunque di avere un risalto positivo dagli esercizi che stiamo cercando di giocare. Spero che il video possa esservi piaciuto, spero vi possa aver divertito e possa avervi spiegato tecniche nuove di pittura e aperto magari nuovi orizzonti pittorici, non lo so. Detto questo, da Wargames per Passione è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!